Ben ritrovati amici di Okay Watch Italia, sto facendo un bel video, strano, molto utile spero, ed è per questo che vi chiedo subito di lasciare un botto di like, perché ci vuole, perché adesso vi faccio vedere un'altra volta come si farma in questo evento, ma soprattutto vi insegno a mettere l'autoclicker, a impostarlo, partire da zero, come sempre, quindi io direi che il nostro obiettivo è di una cinquantina di like, va bene? In più vi ricordo che in descrizione avete tutti i link, il gruppo Telegram, il sito che è un po' morente, Instagram che ci stiamo massacrando robe di storie, di video, di robe, un po' di tutto. E sì, questa è l'impostazione migliore, se vi state chiedendo perché c'è la luce rosa, perché come sempre ho alle spalle la finestra ed è tutto bianco, quindi ho dovuto mettere una luce un po' strana. Vabbè, ok, chi se ne frega. Allora, io direi di andare direttamente sul cellulare. Allora, facciamo così. L'impostazione grafica è un pochettino più grande perché così vedrete puni puni meglio. Prima di tutto, primissima cosa, ovviamente noi parliamo di Android e dobbiamo andare a scaricare AutoClicker ed è questo qua, ok? Io l'ho appena scaricato perché io farmo direttamente sul tablet, come sempre, lo sapete. E sì, se qualcuno chiede se shoppo, ovviamente no ragazzi, ovviamente no, perché non c'ho soldi per piangere, abbiamo perso la monetizzazione da YouTube e quindi non posso più shoppare, perché ho bisogno di tutti i soldini per poter sopravvivere. Quindi tu, che continui a spaccarmi tre quarti, scusate il francesismo, basta, perché sennò ti banno. Ok, appena lo scaricate vi chiede sta roba qua, quindi fate ok, e in più io dico, io ti sto insegnando a farmare, ma che cosa vuoi di più dalla vita? Vabbè, fa niente. Dobbiamo attivare, devo mettere su on sta roba qua, consentire, e l'autoclicker è pronto, ragazzi. Adesso noi che cosa dobbiamo fare? Andiamo su impostazioni principali su altro, quindi la penultima voce, questo qua, impostazioni principali, e qua vi potete settare la grandezza dei pin che andrete a mettere, dei click che andrete a mettere, e anche la grandezza della barra di controllo. Io li tengo il più piccolo possibile perché li posso sistemare, ok? Quindi facciamo, abilitiamo, perché è la prima che farete, l'abilitiamo e andiamo a giocare a Puni Puni, non a Wibble Wobble. Puni Puni, lo attiviamo. Io tra l'altro per fare questo video non sto farmando, quindi ragazzi io direi che per forza dobbiamo lasciare un bel like, perché sto perdendo punti, santissimi punti. Andiamo sul mio profilo. E non avevo così tanti punti da un botto di tempo. WZ, oggi tra l'altro è l'8-12 e sto registrando alle 13:32. Quindi io spero di farlo uscire il più velocemente possibile sto video, ok? Così non vi perdete anche voi un punto. Allora, prima di tutto, io ho già finito l'evento. Infatti ho già tutti... Abbiamo già finito sto coso qua, abbiamo già preso tutto quanto, il triple S, oggi uscirà lo Z verso le 4, credo. L'unico problema è che se siete andati a farmare, anzi a droppare gli oggetti in steel mode, quindi la rossa e non la verde, non so se riuscirete a finirlo. Probabilmente dovete shoppare per forza, è una grossa probabilità. Perché di ticket ve ne danno pochi e quindi o siete fortunatissimi che non vi rubano i pezzi oppure dovete shoppare i ticket e andare a rubare a bomba. E, io spero di no per voi, spero che voi siate andati sulla verde, quindi siete in free to play e niente, vabbè, ci siamo dilungati troppo. Allora, prima di tutto con il più verde andiamo ad aggiungere ping, ok? Andiamo ad aggiungere pin. In base al vostro dispositivo scegliete la velocità dei pin. Cliccandoci sopra si apre questa finestra dove potete andare a modificare i millisecondi di click. Io sul tablet l'ho messo a 10 millisecondi perché devo farmare a bomba. Io faccio ogni 30 secondi 31 punti, una roba del genere.
quindi faccio un botto di punti, faccio quasi una mezza multi a ora, una roba del genere. E con lo Z che uscirà oggi probabilmente farmeremo nell'impossible stage, spero. Allora, noi come lo andiamo a impostare? Ovviamente come sempre sarà un settaggio che non posso dirvi per certo che per voi funzionerà, perché non so che yokai avete, non so a che livello li avete e bla bla bla, ve lo dovete gestire voi, dovete capire voi qual è il vostro settaggio migliore. Però vi posso dare dei suggerimenti. Ovviamente il pin, uno dei pin va sul livello dove intendete farmare. Io sto farmando al livello 45 perché con Extreme Noco prendo 31 punti, come dicevo prima, ok? Quindi sicuramente qualche pin andrà sul livello. Poi sicuramente, spostiamo, qualche pin andrà dove dovrete fare l'Energy Max. Fate attenzione a non cliccare su il tizio, perché si aprirà questo e probabilmente vi incasinerà un po' tutto quanto, e non cliccare sulle icone dei vostri amici, perché si incasinerà di tutto, proprio farà un disastro incredibile. Se non riuscite a farlo, togliete la lista amici, proprio cancellateli tutti, poi al massimo li raggiungerete, va bene? E ovviamente non cliccate su altri livelli, mi sembra un dato di fatto questo. Altro consiglio che vi do: vi aprite direttamente qua a destra il tesoro, il forziere, e cercate di non mettere i pin ovviamente sulle icone gialle, perché se andrete a cliccare le icone gialle vi aprirà questa fantastica pagina, ok? Quindi se per forza non potete fare a meno di andare a cliccare quelle strisce, quelle bande gialle, dovrete mettere dei pin dove c'è il viola, ok? Quindi andrà indietro. Però attenzione, prima vi ho detto, fatelo più piccolo possibile, perché riuscite a non andare a cliccare la roba dei premi, che tra l'altro ho da acchiappare un po' di robe, le prendiamo, e lo score attack, perché anche quando va sullo score attack è un po' un disastro. Altra cosa di cui dovete fare attenzione è che se siete in verde e non in steel mode, ogni tanto dropperete un oggetto, ok? E se non fate la combinazione giusta, voi entrerete in steel mode. Io adesso non riesco a farvelo vedere perché ho finito tutto quanto, però dovete fare attenzione. Quindi questi sono i consigli. E poi gli altri pin dovrete andare a metterli dove cadranno i puni, come cacchio li volete chiamare. Io adesso provo a fare un test, ragazzi, li sto mettendo un po' a caso a velocità 100, giusto per vedere se funziona, eh? Guardate, facciamo play, lui va lì, ok, quello lì è già sbagliato, quindi mettete in pausa e noi i punti, i click, li andiamo a mettere qua, ok? Facciamo play, parte la partita. Ovviamente sono un po' pochi in questo momento, però è giusto per farvi vedere. Sicuramente anche il 7 e il 2 sono messi male, infatti non sono gli yokai che devo andare a fare l'energy max, ok, ci siamo intesi, quindi devo stare qua così. Rifacciamo play, è lentissimo, ho pochissimi ping, ho pochissimi click, e quindi in questo momento sto farmando male perché non ottimizzo tutto quanto. Ok, energy max partita. Ragazzi, sto video non avrà neanche tagli perché non ce n'è bisogno. Mi raccomando, però fate piovere like, perché ne abbiamo davvero davvero bisogno, almeno 50 vorrei, è tantissimo, non ne chiedo mai così tanti tranne quando siamo in live. Oh, ok, no, era giusto. Perfetto, 31 punti. Adesso vediamo se va avanti. Vedete? Il 7 non ci piace perché si bugga con il tizio. Quindi lo spostiamo un po', facciamo un play e parte. Io nel frattempo metterei altri qua, così sono un pochettino più veloci. Ne ho messi 13, ricontinuo a fare play. Vediamo un po' cosa succede. Questo è il settaggio che ho io al momento.
più o meno, ovviamente molto più veloce, perché ho detto che faccio 31 punti ogni 30 secondi, questo è lentissimo, io a quest'ora avevo già fatto l'Energy Max e stavo già raccogliendo i punti, è veramente lento, ed è il mio settaggio sui miei yokai. Io non so se voi avete yokai forti che hanno Energy Max che si carica velocemente o robe del genere, quindi fate molta attenzione, studiatevelo bene, ci perderete un'ora, due ore, ma l'importante è che riuscite a farmare bene, ok? Guardate, è andato. Io adesso posso appoggiare il telefono, BlueStacks, il tablet, e ci pensiamo tra un tot di ore quando dovrò aggiungere vite. Tra l'altro farmate anche punti, io ne sto farmando 200 a partita, 50 vite sono 6.000, sono 6.000, quindi fatevi due calcoli anche in base a questo, e farmerete anche, scusate, non punti, money, la grana. E ragazzi, è fatta, cioè è veramente easy questo metodo. Se avete dei problemi scrivetemelo nei commenti, come sempre io cercherò di aiutarvi. Ovviamente non ditemi, ah, io non posso fare quello, non posso fare quell'altro, perché non posso aiutarvi, non conosco i vostri yokai, non è che posso fare un settaggio in base al vostro team, alle vostre necessità, perché non sono nel vostro account, è impossibile. Guardate, adesso è un po' buggato, quindi andiamo a spostare ancora un po' il set, perché il set è quello che ci dà fastidio. Rifacciamo play e l'abbiamo sistemato ancora. Proprio ogni partita dovete settare, fate attenzione, non è che fate il primo settaggio come il mio, mollate il telefono e tanti cari saluti, no, perché si può buggare, potete perdere punti, potete fare cose spiacevoli, non so, dipende, dovete fare molta attenzione, guardate tutti i passaggi, aprite tutte le schermate, cercate di capire in modo tale che non si bughi, che non si blocchi, che non vada magari in steel mode perché non volete andarci, che non aumenti il livello degli yokai, perché magari non lo volete fare. Io in questo momento, adesso vi faccio vedere, c'ho il doppio Z lì in centro che non voglio che salga di livello, e quindi non ho nessun pin sullo sbloccaggio del livello, quindi dovete fare molta attenzione. Sarà un video lungo, vabbè, oddio, sono 12 minuti più o meno, vabbè, mi sono dilungato troppo, è facile, è semplice, ogni volta ve lo dico che è semplice, dovete solo usare un po' la testa, ok? Io direi che abbiamo finito. Mi raccomando, like a bomba, fate iscrivere tutti i vostri amici che siamo quasi a 12.000 iscritti, e io voglio, ve lo dico già anche qua, unboxare la collezione di Orbit Lee V, ok? Dovrebbe essere di voltaggio sfolgorante, ancora non l'ho unboxata, ce l'ho qua da almeno 2 settimane, forse di più. Mi raccomando ragazzi, e se siete arrivati fino a questo punto, scrivete nei commenti hashtag Anakin, perché se lo merita, perché è un bel gatto, un po' disastroso, ma è un bel gatto. Dai ragazzi, alla prossima, ciao ciao!